Allora, facciamo un po' la storia di questo processo partendo un po' partendo dalla sentenza finale d'appello. Beh, sì, sappiamo che dei 53 imputati nel processo di primo grado, con la sentenza di appello vi erano state, se non ricordo male, 41 condanne. A fronte di quelle condanne erano stati i ricorsi per Cassazione degli imputati e il ricorso per Cassazione da parte del Procuratore Generale nei confronti di 6 posizioni. Siamo arrivati così all'udienza in Cassazione, in cui il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha chiesto sostanzialmente la conferma della sentenza d'appello, salvo qualche piccola modifica in relazione al meccanismo delle spese liquidate a favore delle parti civili, ma cose di pochissimo rilievo. Per il resto ha chiesto la conferma di tutte le condanne. Il risultato è un risultato, devo dire, non immaginato dalle difese, nel senso che eravamo piuttosto pessimisti, e invece il risultato è stato un dispositivo assolutamente poco comprensibile quanto alle ragioni che l'hanno ispirato, che ha determinato una assoluzione per non avere commesso il fatto e 33 rinvii a nuova dibattimento avanti un'altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Resta il dubbio per le altre posizioni che non sono comprese tra questa soluzione e i rinvii, di cui il dispositivo di Cassazione non fa menzione, e sono altre, credo, 7 posizioni per le quali immagino che ci sia stata la conferma della sentenza di appello, ma dal dispositivo non si capisce. Le ragioni, allora, per quanto riguarda l'assoluzione, è una soluzione secca per un singolo imputato, e quindi non c'è molto da dire, se non poi casomai raccontare come si è arrivati all'assoluzione. Per i 33 rinvii non sono in grado di spiegare la ragione per cui la Cassazione ha annullato la sentenza di appello. E non sono in grado perché nell'elencazione di questi 33 rinvii, solo per 1, 2, 3 imputati, si fa riferimento ad un capo specifico dell'imputazione, cioè si dice: annulla la sentenza in relazione al capo 3, che è un danneggiamento. Quindi rispetto a quel capo non vi è più materia, cioè ci sarà il rinvio degli imputati ma per altri reati. Quindi quel capo di imputazione è stato eliminato. Per gli altri, che sono ben, mi pare, 26, 27, si mescolano imputati che sono stati portati a giudizio in relazione al 3 luglio, ma per l'area per l'area archeologica, oppure per quanto riguarda un'altra area coinvolta negli scontri del 3 luglio. Qual è la centrale? Sì, mi pare proprio la centrale. E quindi non siamo in grado di capire se l'annullamento ha una sua ragione unitaria che comprende dentro i 2 o 3 episodi del 3 luglio e quale sarebbe la ragione dell'annullamento della sentenza. Sappiamo solo che tutti questi imputati dovranno rispondere davanti alla Corte d'Appello dello stesso reato per il quale erano stati chiamati già precedentemente, ma che la motivazione che era stata posta a base della loro condanna non vale più e dovrà quindi essere rifatta. Quindi abbiamo una possibilità in più di far valere in quella sede
le ragioni che erano state disattese dalla Corte del primo grado e poi dalla Corte d'Appello e che evidentemente la Cassazione ha considerato meritevoli di nuovo esame. Questo un po' il discorso in linea generale, quindi necessariamente occorrerà aspettare il deposito della motivazione che arriva in tempi non determinabili precedentemente. Normalmente io credo che ci vorrà un paio di mesi per arrivare a ottenere le motivazioni della sentenza. Ma fuori dal linguaggio giuridico vuol dire che comunque le pene potranno essere inferiori? Le pene potranno essere inferiori, sicuramente, anche perché si parla espressamente in un punto del dispositivo di rideterminazione della pena. E questo vuol dire che c'è una aggiunta da fare, e cioè che il rinvio avviene considerato così assorbita l'impugnazione formulata dal procuratore generale, il che vuol dire che anche l'impugnazione del procuratore generale può essere oggetto di nuovo esame da parte della Corte d'Appello. E l'impugnazione era proprio relativa a pene considerate troppo miti. Quindi diciamo che per sei posizioni, quelle per cui c'era stato il ricorso del PG, ci potrebbe teoricamente essere un problema anche di aumento. Ma questo contrasta con il fatto che c'è stato il rinvio rispetto alle motivazioni che determinavano quella condanna. Quindi diciamo che è più che altro un formalismo giuridico quello di considerare assorbito il motivo di impugnazione del procuratore generale. In linea di massima dovrebbero esserci delle riduzioni di pena. Per quanto riguarda i danni, ha fatto positiva impressione il fatto che si siano cancellate o negate i risarcimenti ai sindacati di polizia? Sì. Come mai è andata così? In relazione al fatto che la questione non coinvolgeva il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore, ma riguardava il rapporto tra terzi e il... che era stata un'obiezione che le difese avevano già fatto dal primo grado, che sì, i sindacati sì. Non erano competenti sui danni ricevuti in... Certo, mentre tutta l'imposta... anche qui dovremmo leggere bene la motivazione, ma tutta l'impostazione difensiva delle parti civili era stata fondata sul fatto che in numerosi altri processi, da Thyssen in poi, il sindacato, tutti gli infortuni sul lavoro, insomma, il sindacato era stato ammesso come parte civile. Ma in effetti sono due discorsi completamente diversi. Quello appunto atteneva il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni. Qui riguarda il rapporto tra terze persone e un lavoratore, pur nello svolgimento delle mansioni. Quindi il sindacato viene considerato, immagino che questo dirà la sentenza, estraneo a questo rapporto. Quindi anche lì i danni economici sono molto ridotti? Non lo sappiamo, non si sa. In grado di dire. Come si è svolto il processo? In che atmosfera rispetto agli altri? Assolutamente sereno, l'atteggiamento della Corte è stato molto positivo, hanno lasciato spazio alla discussione. La stessa arringa del Procuratore Generale, pur volta a ottenere la conferma della sentenza, è stata molto pacata e quindi il clima era totalmente diverso rispetto a Torino. E questo la dice lunga sulla questione della sede a questo punto. Certo, questo è un problema che poniamo da tempo, per cui a Torino c'è un atteggiamento nei confronti di questi processi un po' prevenuto, ecco, diciamo così. Ci sono stati degli episodi particolari nel corso del processo, di no. Cose da rilevanti? C'era pubblico in aula? C'erano due o tre degli imputati che erano presenti. Niente pubblico? Niente pubblico. Non ci sono stati dibattiti
accesi con il procuratore, Assolutamente, niente. Quindi assolutamente. politicamente, come è vero che non è il tuo ruolo, ma come lo giudichi questa sentenza? Io lo giudico molto positivamente, ripeto. Alla luce anche del fatto che c'è questo, proprio oggi ci dovrebbe essere il processo a Perino, a Milano, su querela di Caselli per aver detto che c'è un accanimento giudiziario. Ma dipende un pochino ripeto, da quelle che saranno le motivazioni, perché è chiaro che se la sentenza di Cassazione dovesse dire che la valutazione è stata una valutazione in qualche modo prevenuta, allora sarebbe ampiamente positiva e potrebbe avere delle ricadute. Non credo che ciò avverrà, la Corte probabilmente si limiterà ad una valutazione strettamente giuridica e quindi non entrerà in una valutazione di natura politica, questo ritengo che avverrà. No, ma secondo No, è l'avvocato c'è delle positive. certamente positivo e potremo utilizzare, però ripeto, lo utilizzeremo tanto più se la motivazione sarà in un senso e un po' di meno qualora sia invece strettamente di diritto. Anche se poi è un ennesimo, diciamo, passo indietro rispetto alle tesi della Procura. Cioè, ormai la Procura di Torino sulle questioni TAV si è presa diverse diciamo, scappellotti giuridici, prima sul terrorismo, poi ci sono state alcune assoluzioni ultimamente Però anche. teniamo conto che ci sono queste 7-8 persone, sempre che io interpreti correttamente il dispositivo, per le quali viene confermata la condanna. E quindi Ed anche con erano questo le richieste più alte quelle? ma un po' miste. Qualcuno sì, non Qual è la tutte. condanna più dura? Credo che fossero del Sordo e Sorroce, credo, ma non lo ricordo esattamente. Per cui, come dire, è difficile ricostruire anche proprio solo il ragionamento che ha fatto la Corte e quindi anche le conseguenze che può avere una pronuncia di questo genere rispetto allo sviluppo futuro, insomma, della questione Notav in sede di processi. Parliamo dei tuoi clienti, gli imputati. Sì. Avevi le difese di chi? Io avevo inizialmente quattro posizioni, di queste una, quella di Rossetto, era venuta meno a seguito della decisione dell'imputato di affidarsi alla difesa d'ufficio come segno di protesta contro lo svolgimento del processo. Delle tre posizioni, una aveva avuto l'assoluzione in primo grado confermata in appello e non vi era poi stato ricorso in Cassazione della Procura Generale, quindi erano rimaste due posizioni, una è la posizione di assoluzione per non aver commesso il fatto di Perottino. E mi resta la condanna per l'ultima posizione, quella di 100 anni, che ha avuto un rinvio, anche qui non sappiamo esattamente le ragioni, quindi si rivaluterà la posizione sua in relazione ai fatti del 27 di giugno. Per quanto riguarda, quanti eravate gli avvocati in aula? Quindi Una decina, buona quasi tutto il collegio di difesa che ha seguito l'iter. parte del collegio di difesa. Benone, grazie. Questo era l'avvocato Roberto Lamacchia di Torino, che è uno dei membri del collegio di difesa, che ha seguito questo processo fin dal primo grado.